Cari amici di Inglorious Glorbastard, oggi è un'eccezione nel panorama dei nostri incontri perché abbiamo una donna. Allora, noi tendenzialmente abbiamo molti ospiti uomini, ma non per una scelta nostra, perché abbiamo incontrato maggiore riluttanza quando abbiamo invitato persone del gentil sesso, anche persone che hanno una vita pubblica piuttosto intensa, non so, giornaliste oppure persone che scrivono sui giornali, insomma, hanno una cultura pubblica, tendenzialmente non hanno molta voglia di esporre, forse perché noi siamo, insomma, essendo Globaster, siamo un po', diciamo, dei personaggi controversi e quindi spesso questo incontra, insomma, suscita qualche diffidenza. Ma boh, scherzando, anzi, evitando di scherzare, abbiamo con noi Giulia Pastorella, che è un'eccezione sotto molti punti di vista. Allora, nella sua ultima reincarnazione è consigliere comunale a Milano per Azione, partito di Calenda, ed è stata anche eletta vicepresidente all'ultimo congresso. Dico bene, Giulia? Dici benissimo, ma dopo questa introduzione ho quasi paura di essere qua, forse avrei dovuto declinare l'invito. Temo di essere messo sulla griglia, ma Adesso è dico troppo benissimo. tardi, guarda, è troppo tardi, ti faremo domande, guarda, senza ritegno ci prodigheremo per fare in modo che sia un'intervista, un'esperienza, ecco, assolutamente devastante. Indimenticabile in tutti i sensi. Benissimo, sono pronta. Comunque sì, in effetti sono reincarnata in una consigliera comunale. E quindi, ma il tuo, diciamo così, background è molto interessante, lo hai illustrato in questo libro che hai appena dato alle stampe, Exit Only, perché tu sei una dei tanti cervelli in fuga. Quindi hai descritto in questo libro la tua esperienza con l'Erasmus, poi l'università in Inghilterra, poi insomma la tua carriera internazionale e poi da qualche anno ti sei riavvicinata all'Italia e hai deciso di impegnarti in politica, che è una cosa abbastanza rara, soprattutto per expat, come amiamo chiamarci noi della Legione Straniera. Allora, mi fa piacere invitarti, mi fa piacere sentire un po' la tua storia, perché incarni anche uno dei temi su cui Alberto ha battuto molto nella sua attività pubblica, nella sua narrazione ai giovani, cioè uscite, sprovincializzatevi. Lo slogan è muovete il culo. E quindi vogliamo sentire un po' da te che cosa ti ha spinto a tornare e che cosa della tua esperienza internazionale ritieni che possa essere utile per questo nostro amato paese. Allora, intanto, vabbè, grazie per l'invito, questo è doveroso. Ci terrei a dire che grazie al cielo, perché non credo sia particolarmente interessante, questo libro non è una mia autobiografia, agiografia, non so come No, vogliamo no. chiamarlo, ma è un tentativo, al contrario, proprio di uscire. Chiamo io perché non lo ritengo neanche un problema, in una maniera. È sparito. Vabbè, in una maniera. Perfetto. Eccomi Eccolo qua, che riapparve. scusatemi, Scusa. è la partita. Ho avuto un attimo di. No, 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 no. No, dice.
di approcciare il fenomeno proprio in una maniera più accademica quasi, tanto che nella prima versione del libro la terza mi ha detto: guarda, sembra un po' un PhD, facciamo qualcosa di diverso per renderlo un pochino più appetibile al lettore generico. Quindi se la mia storia è forse interessante, sono felicissima di condividerla, figuriamoci, nel libro invece cerco di generalizzare, dire sì, certo, io sono una, ma qual è l'entità del fenomeno, come ci confrontiamo rispetto ad altri paesi, siamo più o meno toccati da questo fenomeno, quali sono anche le politiche che i vari paesi nel tempo hanno messo in pratica per contrastare, limitare, incentivare, a seconda dei casi, il trasferimento di capitale umano altrove. E quindi insomma è un tentativo appunto di renderlo un pochino più inquadrato. Però se volete proprio sapere la mia storia, quello che sicuramente quello che mi ha fatto tornare, non sarei tornata per andare a lavorare nel settore privato, nel senso che io continuo tra l'altro a lavorare nel settore privato perché consigliere comunale per alcuni, almeno per me, non l'ho mai considerato come un'attività a tempo pieno perché, insomma, perché così, poi possiamo approfondire perché, e quindi continuo a lavorare nel settore privato, ma nonostante questo, da quando sono impegnata in politica, ho sempre raccontato che è possibile farla dall'estero, e io l'ho fatta dall'estero, sono stata candidata in circoscrizione Europa, quindi a cercare di rappresentare gli italiani all'estero, ma a un certo punto poi, se si vuole davvero cambiare il paese, come hai detto tu, che forse è un po' una maniera altiloquente di dirlo, ma è un po' l'obiettivo di tutti quelli che fanno politica, che non lo fanno per proprio solo interesse personale, allora bisognava stare in loco fisicamente. Quindi da ottobre, da quando sono stata eletta consigliere comunale, mi sono in effetti ritrasferita a Milano, con una strana sensazione di quasi ritorno alla mia adolescenza, perché in effetti sono partita quando avevo 17 anni, quindi non necessariamente una sensazione personale molto positiva, però una convinzione che questa fosse la cosa giusta da fare. Mi manca il mio stato di expat, visto che stiamo parlando di expat, ma alla fine è una scelta come un'altra. Cosa mi hai chiesto, che cosa della mia esperienza internazionale sia utile al paese? Questo sarà forse al paese dirlo, però insomma, sono luoghi comuni, ma luoghi comuni che io trovo veritieri, che è la questione della cultura aziendale, della meritocrazia, della non differenziazione tra uomo e donna, o meglio del non rendermi conto che fossi donna finché non ho cominciato a lavorare per l'Italia, allora lì me l'hanno fatto notare fortemente. Sono tutte queste cose che non conta solo l'esperienza, ma contano le idee, quindi la gerontocrazia che affligge l'Italia, quella altrove l'ho trovata molto meno se non inesistente. Insomma, tutta una serie di una lista di cose che ho sperimentato più che imparato all'estero e che poi sono l'altra faccia della medaglia di quello che fa partire i nostri famosi ragazzi, la generazione perduta, e tutte queste espressioni un po' melodrammatiche che però insomma, raccontano comunque un fenomeno che esiste. Quindi non voglio fare un monologo, per cui No, ditemi che cosa ma volete sapere, sono a esatto, disposizione. quello che tu tra l'altro hai lavorato per un'azienda, a voi ancora immagino, per un'azienda tecnologica, che è una cosa abbastanza rara per una Roma, perché quello è un mondo, possiamo discutere delle cause e delle motivazioni, però è un mondo tendenzialmente molto maschile, quindi tu sei anche in questo... questo ambiente, diciamo così, un'eccezione. Però la Sì cosa e no, posso fare una perché è vero, tutti le donne nel tech, eccetera. In realtà le donne mancano molto nei ruoli ingegneristici e tecnici della parte tech. Per la mia piccola, per carità limitata, non dico che di essere statisticamente rilevante, però quello che ho visto è che nelle funzioni, le cosiddette funzioni in azienda, quindi la parte legale, la parte di HR, la parte che faccio io, quindi di government relations o di lobbying, lì invece c'è meno questi problemi di parità di genere o di assenza di donne. Certo è che nello sviluppo del prodotto, nella parte diciamo hard science applicata al tech, lì è vero, non c'è, cioè è proprio l'assenza di donne è palpabile. Perché secondo te? Ci hanno provato in tanti a spiegarlo Ma e dacci quindi la tua view, perché magari tu hai come dire, il polso della situazione, vivendolo nella quotidianità, puoi
cioè c'è una. Cerco di rispondere io, cioè di Vai. dare una. Allora, prendiamo matematica. In Italia è una facoltà dove la presenza femminile è preponderante. In altri paesi no. Sì, ce ne sono tante di donne nella facoltà di matematica. Perché motivo che si adduce più comunemente è quello che ha a che fare con lo sbocco occupazionale. Siccome matematica tendenzialmente permette l'accesso all'insegnamento, quello è un tipo di carriera che per una donna è più appetibile in quanto se poi uno diventa, si sposa, ha i figli, eccetera, eccetera, il lavoro a scuola viene visto come una scelta professionale accettabile, buona, però che non confligge, diciamo così, o non impone un peso per quello che riguarda la vita familiare e soprattutto l'allevamento dei figli. Quindi, in un certo senso, c'è un po' una valutazione di costi e benefici, cioè non è che le donne non vogliono fare facoltà, insomma, materie, non vogliono impegnarsi in materie tecniche, però se c'è un incentivo in quel senso, poi lo fanno volentieri e magari in misura anche maggiore rispetto agli uomini. Per esempio, ingegneria è una facoltà tipicamente dove le donne sono una minoranza. Ora, non so se questa mia lettura o questa mia chiave di interpretazione ti trova d'accordo o meno. Tantissimo, ora non ho i dati sotto mano, però a memoria ci sono alcune facoltà scientifiche in cui le donne sono la maggioranza, o comunque un grande numero, penso a biologia, credo Esatto. biotecnologia, Biologia è quindi un'altra, ma per lo è stesso motivo, difficile, per lo stesso ma motivo. non lo so, perché in realtà, almeno per aver conosciuto tante mie amiche che hanno fatto quelle materie lì, in realtà hanno una vita abbastanza tosta perché devono stare in laboratorio, c'hanno le cellule che se non ci vanno la sera a curarle, adesso a curarle, non so quale sia il termine tecnico, insomma, che ad occuparsene. Quindi non è detto che siano orari più o meno più compatibili Però sono pochi, con una vita sono da famiglia. numericamente un numero molto minore. Viceversa, però, se uno dice scelgo una carriera che mi scelgo uno studio che mi permette di fare una carriera ad orario limitato, allora nessuna donna dovrebbe fare finanza e economia, nessuna donna dovrebbe fare non so, altre materie che comunque portano a delle carriere belle intense. Quindi, ripeto, così a naso non so se sia quella veramente. Poi non dimentichiamoci che, vabbè, col Covid ancora di più, ma anche già un pochino prima. Con questa storia dello smart working, il lavoro da casa o non da casa, insomma, lavoro più flessibile, anche i lavori più tradizionali diventano più compatibili forse con una vita di famiglia, sempre nell'accezione che se la donna dovesse occupare dei figli, però vabbè, questo diamolo come purtroppo assodato perché possiamo sperare che magari un giorno non sarà così, ma al momento è così, quindi smettiamo di prenderci in giro. Quindi assodato che sia la donna che cura i figli, anche le professioni più toste forse, che non richiedano però una presenza fisica, ora sono più compatibili rispetto a quanto fossero prima. Una vita di famiglia. Non lo so, sono tutte ipotesi tanto quanto la tua, eh. Io non dico di sapere, però. Tra l'altro, tu sei una neomamma, questo è un altro dato interessante, no? Quindi, sentiamo un attimo come vedi tu questo aspetto di occuparsi dei figli. Io ti dico, sono un quasi neopapà, per quanto. Sì, no, io ho figli piccoli, il più piccolo ha 5 anni, quindi Vabbè, vengo da un'esperienza abbastanza fresca di svezzamento. No, ma ti dico, la mia esperienza è stata questa, che io volevo occuparmi di più, insomma, della prole, ho cambiato i pannolini, ho fatto, diciamo così, però i bambini, soprattutto il maschio,
l'attaccamento alla madre rispetto al padre è proprio incomparabile. Cioè, il maschio, il Sì. papà è un fuoco, no, si occupa di varie cose, fa, sì. Però il centro del mondo per il bambino è naturalmente la madre. Papà, sì. Poi man mano quando cresce, quando crescono, soprattutto le bimbe, hanno più, costruiscono questo rapporto con il padre, però proprio negli anni, diciamo fino a 3, 4, 5 anni, anche un po' oltre, è la madre, proprio sentono l'attrazione, il bisogno di avere la madre nella loro vita quotidiana, dal cibo al gioco, Allora, non vorrei passare per una madre ecco. degenere, No, per carità, lo dico, però questo, dico questa con un'esperienza mia. no. Poi voglio, Però appunto, ti dico, mi fa piacere sentire la tua opinione e come la sì, no, vedi in io. generale, poi, cioè come tu immaginerai il burden sharing, cioè Sì, allora non so quanto sia, come dire, la mia esperienza che informa la mia percezione, oppure il fatto che io avessi comunque nel retro della mia testa l'idea che mai sarei diventata quella che cura solo i bambini e così, e quindi mi sono anche creato un ambiente, un marito, un lavoro che mi permette di dividere equamente. E quindi devo dire che la nostra divisione è tale per cui ogni tanto ho persino messo in dubbio il fatto che ci sia, sai, tutti parlano di questo legame unico, speciale, meraviglioso tra la mamma e il bambino, e dico il legame che il bambino ha è qualcuno che gli dia affetto e la pappa. Ora, nel momento in cui la pappa sta nel mio seno, è ovvio che ce l'abbia con me, però adesso che sta pian pianino, essendo svezzata, vedo che sta benissimo anche senza di me. Poi lei è nata nel mezzo della campagna elettorale, quindi per ovvi motivi sì, un po' la portavo dietro, ma stava anche tanto per conto suo, cioè per conto suo col papà, perché io stavo a fare tutte le varie cose, e quindi credo che fin da subito si sia abituata che sì, la mamma c'è, quando è necessario c'è, per carità esisto, però come dire si deve anche, è anche abituata a stare con altre persone, no, non mi sembra che ne soffra particolarmente. Ho la fortuna di avere un marito che è in smart working pure lui, quindi è flessibilissimo, questo ovvio che non tutti hanno questa possibilità, ed è anche un marito che adora i bimbi, viene da una famiglia numerosa, e quindi c'è un fattore sicuramente personale. Però diciamo che è anche questione di io non avrei permesso che mio marito se ne lavasse completamente le mani e facesse altre cose, con la scusa che è ma c'è il rapporto speciale mamma-figlio, no, un corno, cioè di pannolino, No, non è un rapporto speciale, puoi cambiare anche tu, la pappa gliela vuoi dare pannolino, anche tu. questo E così via. Quindi diciamo che non riuscirei a fare le cose che faccio, quindi essere consigliera, avere un lavoro a tempo pieno, la vicepresidenza, il tour per il libro, cose, se non avessi dietro una lavoro persona. fai, Giulia? Che Cosa dove faccio? lavoro fai? Ah, lavoro per la piattaforma che ci sta permettendo di parlare in questo momento e dirigo le relazioni istituzionali a livello europeo. Bello. Infatti mi occupo di seguire tutte le politiche sia europee che in alcuni stati membri, la Francia, l'Italia, la Spagna e così via, nel mondo tech, tutta la discussione sulla moderazione del contenuto, la cyber, i dati, chi ne ha più ne mette, insomma, l'intelligenza Interessante. artificiale, eccetera, eccetera. Sì. Interessante. È molto interessante, ed è possibile però anche farlo, grazie al cielo, da remoto. Per la maggior parte, e quindi questo Certo. è ciò che molto spesso, infatti, i miei consulenti ridono perché quando sono con i policy makers non lo faccio, ma quando ci sono magari chiamate interno con i consulenti, ho sempre la bimba qua in braccio che giochicchia con le sue cose, tutto perché alla fine questa, cioè, combinare lavoro e figli significa anche quello. Oramai ci sono tutti abituati, grazie al cielo, nessuno si scandalizza più. Certo, qua nel podcast, ho detto per favore, tieni la sua, avrei potuto portarla e via. No, l'avremmo Diciamo. vista volentieri. Sì. Sto cercando di tenerla al di fuori dai social il più possibile. Non ho mai messo una sua foto e tutto perché deciderà lei come, quando, se vorrà. Non sta a me decidere per lei, sono molto di quest'idea. Però forse la Hai sempre sentite, no? Forse ora fatto di questo mattina. lavoro? Prima che esperienza hai avuto?
Prima sono stata per quasi 5 anni in HP, quindi sempre mondo tech, in cui ho avuto vari ruoli, sempre nella parte di government affairs, prima in UK e i paesi nordici, poi sono andata a livello europeo e poi gli ultimi 2 anni e mezzo gestivo un programma che era globale, si chiamava Global Strategy Program, con un focus su cyber security e data policy. E quindi era la strategia globale su queste due macro aree di policy. Sempre la stessa, insomma, sempre la stessa zuppa, ecco, però diciamo che è cambiato molto passare da un'azienda che si occupa di hardware a un'azienda che si occupa invece insomma, di una soluzione software, diciamo così, un servizio. E quindi ci sono problematiche diverse, alcuni attori ritornano, alcuni altri sono differenti e mi è piaciuto anche combinare queste due aziende perché sono comunque una vecchia, non so come chiamarla, insomma, una vecchia presenza nella Silicon Valley, no? Una delle prime, se non forse la prima, e invece adesso sono nell'ultima arrivata che però ha avuto un mega boom e quindi le problematiche sono molto, molto più problematiche e anche le cose positive sono molto diverse. Senti, non so, Alberto, vuoi continuare tu? Consiglio comunale, com'è stato? questa è la domanda da un milione di dollari. L'impatto col Consiglio Comunale è stato, no, è stato all'inizio molto emozionante, perché comunque è la prima volta che entro in un'istituzione, quindi il rispetto, la sensazione di fare il mio dovere di cittadina, insomma, no, io mi sono davvero quasi emozionata. Poi si vede che le dinamiche in realtà sono quelle poi di qualunque gruppo di umani, con un layer, con uno strato supplementare di posizionamenti politici e tutto quanto. Quindi diciamo che rapidamente sono scesa sulla terra dal mio piedistallo in cui ero tipo wow, fantastico, serviamo cittadino, ah, bisogna negoziare, bisogna provare. E poi si scoprono anche. Adesso non racconto certo dei segreti, ma che diciamo le compagini politiche, che in teoria sono un tutt'uno, in pratica poi hanno tante anime diverse, quindi anche all'interno della maggioranza molto spesso le posizioni cambiano a seconda che parli con un consigliere o con l'altro. Insomma, cose che certo mi potevo aspettare, però viverle nel concreto e anche capire la relazione tra la giunta e il consiglio, chi davvero detiene il potere, cercare di fregarselo a vicenda, benché siamo tutti in maggioranza. Insomma, ci sono una serie di dinamiche che sto trovando davvero stuzzicanti perché è proprio, cioè, è appunto la dinamica umana, ma applicata a dei problemi super, super, super concreti e forse talmente concreti che ogni tanto mi dico. Chi è che fa poi la strategia macro? Cioè, se noi siamo tutti lì a combattere sulla singola via, il singolo palazzo o quant'altro, è un peccato perché il Consiglio a quel punto ha solo un ruolo quasi di, come dire, cioè, non passivo, ma che riceve le cose e commenta, invece di avere un pochino un ruolo propositivo, di visione e di anche indicazione della strada da percorrere alla giunta. Quindi questo rapporto legislativo-esecutivo, secondo me, è uno degli aspetti più interessanti nel piccolo di Milano, poi, ma penso che si possa trovare abbastanza simile a livello nazionale, a livello europeo, insomma, in qualunque posto dove ci siano questi due tipi di poteri che si guardano. Devo dire che un altro mio problema è che penso sempre un po' con la testa come se fossi un assessore, cioè per me bisogna trovare soluzioni, bisogna capire processi, invece di pensare come un politico che dà la via e poi sta ai tecnici gestire. Ecco, ogni tanto io mi invece cerco di andare in approfondimenti, cercare di capire i dettagli, e alla fine mi dicono guarda che non sta a te, c'è un intero ufficio che si occupa di quella roba lì da 20 anni e quindi lascia loro di capire i dettagli, tu dai l'indicazione e poi vediamo. Quanto è forte il ruolo del sindaco in un'amministrazione comunale? Cioè, è veramente quello che comanda, che fissa l'agenda, che dà le priorità, o è un po' un direttore d'orchestra che contempera le varie esigenze, le varie sensibilità, chiamiamole così? Che impressione hai avuto? A sensazione direi che è la prima, nel senso che alla fine lui, un po' non necessariamente in maniera super visibile, nel senso che di solito noi vediamo molto di più gli assessori perché sono loro che rispondono alle nostre domande e tutto. Ai ai, la voce.
Giulia mi sa che cosa è successo? Non ti sentiamo più. Sentiamo di nuovo, sì, scusa. Adesso ci sentiamo. No, non so. Ogni tanto vanno, vengono queste cose con Bluetooth. Quindi questa è la mia impressione. Poi io penso sempre, non so se vi ricordiate quella vecchia serie inglese, Yes Prime Minister, fantastica, assolutamente fantastica, in cui alla fine si capisce che chi comanda veramente sono gli uffici, sono i burocrati, sono quelli che stanno dietro le quinte. E sospetto per essermi scontrata un po' di volte anche con meravigliosi muri di gomma degli uffici che hanno una capacità di menarti in giro per in pratica non fare quello che tu chiedi che si faccia, adesso non farò nomi perché non voglio limitarmi nessuno, ogni tanto mi viene il sospetto che poi in realtà dietro tutto ci siano loro, ci sono quelli che sono al comune magari da 20-25 anni, non so quanto, e che tirano le file, cioè gli assessori vanno e vengono, i sindaci vanno e vengono, loro restano e quindi alla fine hanno quella memoria istituzionale, quella conoscenza anche dei processi e delle magari anche dei vuoti, no? tra una cosa che permette loro poi di gestire tutto. Beh, ma tra l'altro c'è un elemento di complessità e di rischio, perché il sindaco è sempre nel mirino di ricorsi, denunce, indagini, eccetera, eccetera. Quindi, e con la Severino, tra l'altro, se hai una condanna in primo grado, decadi. Quindi c'è questo strapotere o potere pervasivo degli uffici, dipende dal fatto che se il segretario comunale dice no, questo non si può fare, anche se è una tua promessa prioritaria in campagna elettorale, tu ci pensi 10 volte, perché lui dice io non lo voglio fare, io ti dico che non si può fare, questo è il mio parere, se poi lo vuoi proprio fare assumi tu la responsabilità, ma io mi chiamo fuori. Di fronte a una cosa del genere sono pochi gli amministratori che si assumono il rischio, eh? Questo è vero, e proprio in campagna elettorale mi pare in un evento Sala aveva, non aveva dato forse la cifra precisa, ma un ordine di grandezza di quanto lui privatamente e lui invece in quanto diciamo sindaco funzionario pubblico spendeva in avvocati, ed era una cifra pazzesca proprio perché per qualunque cosa viene portata a giudizio, si rompe il dito un bambino in una scuola di non so dove, è colpa del sindaco. Cioè, ci sono delle cose abbastanza assurde, poi ci si stupisce che nessuno voglia fare il sindaco, e ci stupiamo della nostra classe dirigente. Infatti alcuni dei progetti che mi piacerebbe portare avanti, al di là della parte politica, è anche migliorare se possibile la qualità dei funzionari cosiddetti, quindi di chi lavora per la pubblica amministrazione, perché secondo me è un po' un peccato, so che voi siete come me abbastanza scettici su la pubblica amministrazione che cresce, io non voglio che cresca ma voglio che migliori di qualità, che magari se hai persone di qualità puoi anche averne meno che sono più efficaci, e quindi anche a livello locale secondo me c'è tanto che si può fare per connettere a certe scuole, a certi percorsi di formazione, far sì che arrivino al comune, perché mi scontro alle volte contro... Vi faccio un esempio, stavo cercando disperatamente di far sì che potessero essere assunti degli sportellisti che parlassero una lingua che non fosse l'italiano. Capriti o cielo, ma come dobbiamo mettere questa richiesta specifica? Allora il livello A, B, C, non so che cosa, dei funzionari, non si può, cioè una cosa complicatissima. Ho detto, nel momento in cui state già prendendo le nuove persone, fate in modo che siano più utili a tutta la cittadinanza straniera, che insomma i residenti stranieri che sono a Milano, è difficilissimo. E quindi in tutti questi scaglioni o questi ostacoli, secondo me c'è grandissimo margine di miglioramento. No, Giulia, io però ti dico, l'ho visto pochi giorni fa, concorso Comune di Bologna per le nuove figure dirigenziali legate all'implementazione del PNRR. Qual è il requisito? Che devi aver avuto ruoli dirigenziali nella pubblica amministrazione. Quindi è un mondo autoreferenziale che
disprezza tutto ciò che viene dal privato, che è diffidente di qualsiasi cosa non si riferisca alle procedure, alle messe cantate e alle litanie del settore pubblico. E se mi fai scommettere, il motivo per cui non vogliono assumere sportellisti che parlino inglese o arabo o qualsiasi altra lingua è perché poi non ci possono piazzare quelli che dicono loro, quelli che hanno magari già qualche contatto privilegiato con l'amministrazione. Sarò, come dire, un malpensante, ma ogni suaghi malpans, no? Quello sicuramente, e c'è anche tutto un tema di un'altra cosa che mi fa imbestialire. Stavamo parlando del MAS, che è questo Mobility as a Service, che è l'idea di integrare tutti i mezzi di trasporto. Questo è un progetto che il Comune di Milano ha presentato a Roma, diciamo, per ottenere dei fondi PNRR, e ha vinto questi fondi, benissimo. E tutti siamo lì a angosciarci e pensare, ma quindi sarà un'app fatta dal Comune di Milano che integrerà tutte poi i vari servizi, cose, o il Comune di Milano sarà abbastanza intelligente da pensare che c'è gente che fa quello di mestiere, che fa le app, e che quindi, se magari deve integrare diverse piattaforme di pagamento, diverse cose di mobilità, le varie opzioni, tutto, è meglio che lo faccia qualcuno. Quindi anche questa questione di dare ai dipendenti comunali, che magari sono, per carità, un po' esperti, ma non espertissimi di tutto, tutte le cose da fare loro, perché così si ha più controllo, per me è una roba che non sta né in cielo né in terra, soprattutto in ambito tecnologico, dove chiaramente la pubblica amministrazione ha dimostrato più e più volte di non essere certo all'avanguardia, e quindi sarebbe assurdo. Dico il MAS perché ne parlavamo oggi, ma gli esempi sarebbero tantissimi. Tra l'altro già esiste un'app del genere del settore privato, si chiama Funnel, se non mi ricordo male, e non vedo perché bisogna reinventare la ruota spendendo i soldi che potrebbero essere più utilmente. Non ho visto il progetto, per dirne una. Magari c'è qualcosa di meraviglioso che non ho visto, ma diciamo che ho in consiglio comunale ho detto bene che andiamo in questa direzione, per carità, però assicuriamoci che sia fatta da qualcuno che questo lo fa per mestiere, non che capita lì. Che non si ripeta il grande successo dell'app Immuni, no? Che doveva essere il silver bullet, no? Il proiettile d'argento contro la seconda ondata della pandemia, adesso è sparita dalla circolazione, non se ne parla più, tutto dimenticato, tutto in gloria. Vabbè, perché si pensa sempre a il front-end, quindi quello che l'utente vede, con cui interagisce, e poi ci si dimentica dietro, cioè l'app, ricordate all'inizio, non parlava con certe regioni. No, ma non era legata ai servizi sanitari regionali, che se ne impippavano di tutto l'ambaradan, che appunto deve essere back office, middle office e poi contatto col territorio fino ad arrivare alla singola persona. Giulia, stiamo per finire, diciamo, il tempo è un po' agli sgoccioli. Io però devo farti una domanda di quelle politicamente molto difficili. Tu mi scuserai, però non posso. Mi hai chiesto se mio marito cambia i pannolini, direi che abbiamo rotto il ghiaccio. Vabbè, allora, a questa, insomma, quale imitazione di Crozza ti piace di più? Quella di Alberto o quella di Calenda? Allora, per fedeltà verso il leader Massimo, dirò sicuramente quella di Calenda. Io sono molto corporate nel mio atteggiamento. Brava la Giulia, è brava la Giulia, è molto piaciuta. Meno male, va. Magari non sarò bannata per sempre da questo canale. Ti ringrazio. Giulia, grazie. Grazie. Mi farei un'altra, però ti opziono, come si dice nell'ambiente della finanza, per un'altra puntata in cui ci dovrai spiegare qual è la vita
del consigliere comunale, no? Mentre Solgenitsyn aveva scritto una giornata nella vita di Ivan Denisovic, noi vorremmo fare una giornata nella vita del consigliere o della consigliera, così non urtichiamo il gender. Va bene, anche così, io sono molto rilassato. Insomma, la consigliera Giulia Pastorella al Comune di Milano. Cioè, ci prometti con che... Con grande piacere vi racconterò della volta che unica in sala ho votato contro ed è stato un momento meraviglioso. Va bene. Ti ringrazio, okay. Ti ringraziamo. Ricordiamo a chi ha... avuto la pazienza di ascoltarci finora, di mettere un like, di iscrivervi al canale. Stiamo accelerando il ritmo di aumento delle sottoscrizioni, insomma, superati i 10.000, pare che insomma un centinaio di nuovi iscritti ogni 2-3 settimane arrivino. E poi commentate. Tra l'altro, se volete chiedere qualche cosa a Giulia, riguardo l'amministrazione comunale di Milano, scrivete un commento e lei vi risponderà secondo le sue disponibilità, dando sempre priorità alla bambina, mi raccomando. La prossima volta la porto di spalle, dai, va bene. Va benissimo. Un abbraccio e un saluto a tutti. Ciao, grazie davvero. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.